Mamma è stata una delle, credo, poche donne che hanno fatto parte del Comitato Centrale della FIOM. Ricordo perché l'ho vissuto, perché in casa ne parlavamo moltissimo, quel famoso contratto del 1963 del Metalmeccanici che ha segnato la vera svolta anche sindacale in Italia, nei luoghi di lavoro. All'interno vi furono degli obiettivi molto importanti, però fu un contratto che ha segnato, io mi ricordo, il risveglio della Fiat usciva dopo anni di, posso dire, di oppressione da parte padronale e quindi tornò a lottare. In questa unione di lotta si costruì, credo, nel 1963 questo grosso movimento della FIOM, dei metalmeccanici che ci ha trascinato e ha cambiato indubbiamente anche la vita economica e sociale del paese. Da quel contratto in poi io credo di poter assumere un elemento forte di sindacalizzazione anche da parte mia, perché poi quando mi sono trovata dietro suo consiglio, peraltro, dietro sua insistenza a lavorare in CGIL, mi sono trovata a far conto poi negli anni 70, quindi a breve, con lo Statuto dei diritti dei lavoratori, creato e voluto appunto dalle premesse di questa grossa lotta contrattuale dal 63 e oltre. Quando lei era già in pensione, vi fu un problema di rafforzamento, di riorganizzazione lì in seno del sindacato, per cui a titolo del tutto volontario, però lei continuava nel suo contributo e ha dato secondo me una grossa mano a reimpiantare la parte amministrativa e poi soprattutto è stata un po' l'antesignana organizzatrice di quelle che adesso si chiamano CAF e fanno questi servizi fiscali, perché lei aveva poi approfondito, aveva imparato e aveva fatto un piccolo gruppo per cui durante il periodo della denuncia dei redditi gratuitamente stendeva questo allora modello 730 che non si stendeva manuense. Domanda rispetto al patronato Inca, rispetto alla CGIL, aveva una sua autonomia, una sua componente? Inizialmente no, quando ho preso in mano questo patronato somigliavamo a un piccolo ufficio emergenziale, ma molto diretto da mamma, da casa madre. No, abbiamo poi preso corpo e ci siamo, devo dire, anche a livello nazionale, Perché prima ti all'interno riferivi al della fatto di avere CGIL. anche una visione unitaria, eccetera, non che la Sì, CGIL non ce l'avesse, ma il patronato sì. poteva Ma accedere. noi andavamo avanti in modo unitario anche perché i problemi della salute, indubbiamente, relativi indennizzo di queste problematiche, di questi danni, non potevano avere che un riferimento di carattere tale, quindi su questo profilo. No, andavamo avanti come sicurezza sociale e oggi devo dire che l'Inca, pur muovendosi, parlato di CGIL, pur muovendosi in un contesto all'interno della CGIL, oggi è un grosso pezzo anche di elaborazione di politiche sulla sicurezza sociale che ha un proprio peso, una propria autonomia. Io devo distinguere, allora, noi abbiamo avuto, diciamo così, come rivendicazione propriamente femminile, abbiamo voluto e ottenuto, seppure con lentezza, molto importanti leggi che oggi fanno il nostro bagaglio storico sociale che ci segue. Guardate, non è una banalità, ma la legge per esempio sulla maternità che fu strappata nel 1971 è la più bella in Europa, in assoluto.